Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello nominale. Contarino, assente. Di Bartolo, Presente. presente. Di Paola, presente. Fresta, presente. Grasso, presente. Liveri, presente. Marino. Marino non ce l'abbiamo, assente. Padanè, presente, la vedo. Rapisarda, presente. Russo, presente, sì. Sorbello, presente. E Vecchio, presente. Quindi mancano Contarino e Marino, quindi sono 10 presenti, la seduta è validamente costituita. Nomino scrutatori i consiglieri Grasso, Fresta e Russo. Prima di iniziare, ho ricevuto una comunicazione a firma del consigliere Grasso, a cui cedo la parola appunto per la lettura. Prego, consigliere Grasso. Deve attivare l'audio. Sì, buonasera a tutti i presenti, buonasera a chi ci ascolta da casa. E se riesco condivido anche il file video così ne possono prendere visione tutti quanti, se permette, Presidente. No, ma non è necessario a questo punto, anche perché andrebbe in onda anche quello. Va bene, ne do No, ne dia lettura. lettura. Sì, ne do Sì. lettura. Nel I cittadini di Acireale. frattempo è presente, mi scusi, consigliere Grasso, nel frattempo è presente la consigliera Marino. Posso continuare? Non ancora perfettamente, prego, mi scusi. I Sì, cittadini prego. di Acireale, che a seguito del sisma di Santo Stefano furono costretti a lasciare le proprie abitazioni, si apprestano a ricevere la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione relativo al mese di ottobre. I cittadini di Santa Venerina, a loro volta vittime dello stesso evento, si apprestano a ricevere, se tutto andrà bene, la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione relativo al mese di agosto. Sia chiaro che la responsabilità di questa irricevibile sperequazione non è riconducibile ai nostri uffici, che anzi, a ricevimento di provvedimenti da parte del Dipartimento regionale di protezione civile, si attivano con la massima tempestività per la liquidazione del contributo agli aventi diritto e che hanno già inoltrato le richieste relative ai mesi di settembre e ottobre. Essa ricade in capo al Dipartimento medesimo, che dal rinnovo dei suoi vertici non ha fatto discendere alcun miglioramento nelle prestazioni, anzi, tutt'altro. È dunque responsabilità della dirigenza del Dipartimento regionale di protezione civile se vi sono cittadini di serie A e cittadini di serie B all'atto dell'erogazione del contributo, che, è bene ricordarlo, non è una graziosa concessione, ma uno strumento indispensabile per la sopravvivenza di decine di nuclei familiari. Dalla sua inerzia dipende lo stato di estremo, inaccettabile disagio dei nostri concittadini, che alle già troppe difficoltà del vivere fuori da casa propria, devono sommare anche questa. Invitiamo quindi il signor Sindaco a far pervenire alla dirigenza del Dipartimento regionale di protezione civile il più vivo disappunto di questo Consiglio per il pessimo andazzo della liquidazione del CAS in favore dei cittadini di Santa Venerina, riservandoci nel persistere dell'inerzia azioni ben più incisive di questa. Grazie consigliere Grasso. Ci sono interventi sulla comunicazione? Nessuno. Sì, prego, sindaco. Deve attivare l'audio. Sì, buonasera a tutti. Io avrei voluto dire qualcosa in apertura, non so se devo rimandarlo dopo la risposta Sì, le dopo. chiedo scusa, sindaco, lo faccio intervenire dopo. Sì. Su questa comunicazione, invece, bene che il Consiglio Comunale si unisca
alla voce dell'amministrazione nel chiedere una maggiore celerità alla protezione civile regionale e agli uffici provinciali che predispongono gli atti per la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione. Io so da dove viene il ritardo. Viene dal fatto che una anticipazione che fu concessa nel 2019 fu, diciamo, scontata nei mesi e pareggiata nei mesi successivi dal comune di Santa Venerina, perché questo era stata l'indicazione. Cioè, poiché già si registravano ritardi all'inizio del 2019, il Dipartimento concesse una anticipazione corrispondente a circa una mensilità di allora. Considerate che i pagamenti adesso sono molto diminuiti, noi paghiamo circa la metà di CAS di quanto pagavamo all'inizio del 2019, perché molte pratiche sono state evase, molte famiglie sono rientrate con il contributo dell'ordinanza 566 e della direttiva del commissario per l'emergenza in quel momento. Noi abbiamo scontato l'anticipazione che avevamo ricevuto nel pagamento delle mensilità successive e siamo stati, diciamo, i primi ad affrontare il problema del rientro da questa anticipazione. Gli altri comuni che affrontarono a seguire la questione invece mantennero l'anticipazione e ricevettero i mesi successivi, e quindi in sostanza con quella anticipazione riescono ad essere un mese e mezzo circa più avanti di noi. Io ho sottoposto questa questione innumerevoli volte alla protezione civile provinciale e regionale. Solo recentemente si sono resi conto del meccanismo che era avvenuto. Quindi noi ci troviamo ogni mese a doverci attaccare al telefono, a pregare i funzionari della protezione civile e poi il capo della protezione civile regionale di firmare celermente tutti gli atti che ci riguardano, perché le persone subiscono il costante ritardo nell'erogazione del CAS. Avevo ricevuto circa un mese e mezzo fa dall'ufficio provinciale la promessa che in qualche modo si sarebbe nata questa situazione con la concessione di una ulteriore anticipazione, ma questo non è avvenuto. Quindi io rappresenterò vivamente il disappunto che il Consiglio Comunale ha espresso e mi aiuterà sicuramente ad essere più incisivo nei confronti della protezione civile. Allo stesso tempo devo fare un plauso agli uffici comunali, che invece sono molto puntuali. Noi alla fine di ogni mese facciamo il rendiconto di quella mensilità e nei primi giorni del mese successivo inviamo la richiesta per il mese precedente. Ad esempio, la richiesta per il mese di ottobre è stata già da me firmata e inviata alla Protezione Civile da diversi giorni, e peraltro è stato uno dei mesi in cui siamo stati meno celeri, ma solo perché il cambio di mese si è sovrapposto alle giornate della settimana, in modo che ci ha fatto accumulare 2 o 3 giorni più del solito. Però noi intorno al 5, 6, 7 del mese inviamo regolarmente
il rendiconto del mese precedente. Se tutto funzionasse allo stesso modo, potremmo naturalmente erogare il contributo puntualmente ai cittadini. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altri interventi sulla comunicazione? Nessun altro intervento? Allora, ridò la parola al Sindaco che me l'aveva chiesta già in precedenza. Prego, signor Sindaco. Sì, io ho chiesto di intervenire perché mi sembra giusto e mi sembra giusto che lo faccia io, che all'inizio dei suoi lavori questo Consiglio Comunale ricordi il dipendente dell'ente Ferdinando Scalia che ci ha lasciato 2 giorni fa. Credo che tutti abbiamo qualche buon ricordo di Ferdinando e secondo me è giusto dire in questa sede ufficiale, istituzionale, che il comune si è senz'altro giovato del suo apporto di lavoro, della sua dedizione, della sua competenza tecnica, che non solo gli amministratori, i colleghi gli riconoscono, ma anche i cittadini e l'utenza. E senza dubbio, possiamo dire che l'incontro con Ferdinando per tutti noi è stato anche un motivo di ricchezza sotto il profilo umano. Credo che si potesse definire una persona di relazione che cercava il contatto anche in un modo leggero, scherzoso, e attraverso questa modalità così leggera faceva passare, faceva trasparire i sentimenti di vicinanza, di amicizia ed anche le sue riflessioni sull'andamento, l'organizzazione dell'ente che spesso ho trovato ricche di punti di vista originali e interessanti. Desidero esprimere alla sua famiglia, la vicinanza di tutti noi, sicuro di interpretare il sentimento di ciascuno di voi anche. E chi potrà lo saluterà domani, giorno dei funerali, nella chiesa del Sacro Cuore, proprio di fronte al comune in cui per tanti anni con dedizione ha prestato la sua opera. Grazie signor Sindaco, io non posso che unirmi al suo ricordo e anzi mi scuso con tutti i consiglieri per non aver dato spazio a questo momento di ricordo in apertura del Consiglio Comunale, un momento di ricordo che è assolutamente dovuto e che ci vede diciamo, tutti uniti appunto nel ricordare Ferdinando Scalia per il suo impegno come lavoratore all'interno del comune, ma anche come personaggio assolutamente positivo e riconosciuto da tutti all'interno della nostra comunità per il suo animo, per il suo modo di stare appunto in mezzo a tutti. E quindi se siete d'accordo io proporrei anche un minuto di raccoglimento e poi riprendiamo i nostri lavori.
Bene, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Verifica delle quantità e qualità delle aree e o fabbricati da destinare alla residenza pubblica e alle attività produttive e terziarie, anno 2020. Chiedo all'ingegnere Arcidiacono di relazionare sul punto. Prego, attivi il microfono e poi può parlare, ingegnere, perché al momento non la sentiamo. Buonasera a tutti. L'argomento viene in trattazione in questo Consiglio Comunale. Il primo punto riguarda la verifica della quantità e qualità delle aree o fabbricate da destinare alla residenza pubblica e all'attività produttiva e terziaria per l'anno 2020. Questo è disciplinato dal primo comma lettera C dell'articolo 172 del decreto legislativo 267 del 2000, in cui dispone fra l'altro l'adempimento da parte dei comuni con apposita delibera da adottarsi annualmente sulla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricate da destinarsi in residenza pubblica. Nel caso nostro e specifico del comune di Santa Venerina, considerando e esaminando gli strumenti urbanistici generali, attuativi e i regolamenti in atto vigente allo stato attuale, non si riscontra l'individuazione di questa tipologie di aree, per cui si propone al Consiglio Comunale di dare atto che per l'anno 2020 il Comune non dispone di aree e o fabbriche destinate all'edilizia pubblica, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 167 del 62, 865 del 71, 457 del 78, e che queste aree possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Questo è quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno. Grazie ingegnere. Ci sono interventi sul punto? Nessun intervento sul punto. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Mettiamo la proposta in votazione. Vi ricordo che la votazione avverrà per chiamata nominale. Quindi procediamo. Con consigliere Di Bartolo, io purtroppo non la vedo. Noi lo vediamo. Quindi devo dare la devo dare per assente in questa votazione. Ma io vi vedo tutti. Anche noi vediamo Voi di lo Bartolo, vedete? io lo vedo. Allora facciamo una cosa, segretario, lei lo vede? No. Io Segretario? la vedo. Ok, adesso ti vedo, ti vedo, ti vedo. Consigliere Di Bartolo, non la vedo. Purtroppo Bene, sarà la consigliere Di lista. Bartolo. Sarà colpa Allora, del vi prego. Va bene, vi prego di attivare i microfoni nel momento in cui vi chiamo e dichiarare il vostro voto. Di Bartolo. astenuto. Di Paola, deve attivare il microfono. Sì, l'aveva attivato, Di Paola. Favorevole, Ok. favorevole. Di Paola favorevole. Fresta. Favorevole. Grasso. Favorevole. Liberi. Liberi? Non vedo. Anche io. Consigliere Liberi? Lo richiamo alla fine. Sì, vediamo se eventualmente lo richiamiamo alla fine. Marino? Deve attivare il microfono, consigliere Marino. Favorevole. No, scusi, astenuto. Consigliere Di Veri si astiene. Astenuto. Non la vedo però, consigliere Liberi. Mi senti? La Non ti vedi? sento, ma non la vedo. Sì, mi senti?
La vedo. No. Marino? Favorevole. Patanè? Astenuto. Sì. Rapisarda? Favorevole. Russo? Astenuto. Sorbello, favorevole. Vecchio? Favorevole. Favorevole. Liveri, purtroppo non la vedo. Quindi la devo dichiarare assente. La devo dichiarare assente. Quindi sono 10. 3 astenuti. 7 favorevoli. Siamo... Sì, segretario. La proposta è approvata. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020. Chiedo all'ingegnere Arcidiacono di relazionare. Deve attivare l'audio, ingegnere. Sul punto interviene il decreto legislativo 50, esattamente il codice dei contratti pubblici, che con l'articolo 21 prevede la programmazione dei lavori pubblici. L'articolo sempre 21,3 del citato decreto legislativo 50 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi programmi annuali da predisporre ed approvare unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica. Il programma che è stato già esitato da parte della giunta comunale è adottato con delibera numero 76 del 28 settembre 2020, è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni. Presidente, mi sente ora, mi vedi? Sì, la sento e la vedo. Le sto staccando il microfono perché se... Un voto mi astengo. Prego, ingegnere. E quindi entrando nel merito del programma che è stato redatto, non so se è utile fare l'elencazione delle opere. Possiamo riportare quelle riguardanti il primo anno, la prima annualità, che è quella del 2020, ma essenzialmente possiamo dire che ricalca quello dell'anno precedente, ad eccezione di un nuovo intervento che è stato previsto per partecipare a una iniziativa, un avviso proposto dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda un progetto di videosorveglianza. E il progetto è stato già redatto ed è stato anche inviato alla Prefettura di Catania rispetto al quale chiedeva l'impegno la stessa prefettura di essere inserito nel redigendo piano triennale delle opere pubbliche. È stato già esitato positivamente da parte della prefettura, degli organi, diciamo, di tecnici della prefettura stessa, è inviato al Ministero per poter essere poi inserito nei programmi di finanziamento del Ministero degli Interni. Nel corso, possiamo dire, del 2020, le opere che sono state previste riguardano la riqualificazione e adeguamento normativo del campo sportivo per un importo di 1 milione di euro. Poi abbiamo la realizzazione quindi dell'impianto di videosorveglianza, il progetto riguardante la tutela ambientale del parco di Cosentini per 500.000 euro, e su questo già possiamo dire che è in corso il decreto di finanziamento
lo stanno proprio in questi giorni perfezionando. Restauro e valorizzazione della chiesa bizantina Santo Stefano. Anche su questo progetto è stato fatto un intervento stralcio e dovrebbe essere esitato nel corso del 2020. Il progetto efficientamento della riduzione del consumo energetico edificio comunale, e poi abbiamo il lavoro di rifunzionalizzazione e adeguamento del teatro Princessa. Per questo progetto è stato presentato a suo tempo abbiamo partecipato, diciamo, un avviso dell'assessorato regionale ai beni culturali. Lavori poi di completamento, integrazione, lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento del teatro Princessa. Poi abbiamo lavori di completamento e integrazione degli impianti nel teatro Eliseo, intervento di riqualificazione di Piazza Roma, a questo abbiamo partecipato al bando e si spera che possa essere inserito nei finanziamenti, in quanto la Regione Sicilia sta impinguando il capitolo per finanziare i progetti che attualmente non sono rientrati fra quelle finanziabili. E a seguire poi ci sarebbero tutti gli altri interventi. In particolare vorrei segnalare l'ampliamento del cimitero di Dagala del Re, poi la messa in sicurezza dell'ex sito di scuola media di Bongiardo. Per questo posso anticipare che è stato concesso in fase di emissione del decreto di finanziamento per quanto riguarda la progettazione. Poi abbiamo messo in sicurezza ex discarica rifiuti solidi urbani in Contrada Rina, la riqualificazione ambientale dell'area Contrada Rina. Questo progetto è stato l'anno scorso, cioè nel corso del 2020, attraverso i fondi della Cassa Depositi e Prestiti già è stata acquistata l'area e con gli stessi fondi è in corso di realizzazione un primo intervento di messa, diciamo, in esercizio, per poter mettere in esercizio questo sito. Poi abbiamo ammodernamento della rete idrica comunale Santa Venerina Centro, lavoro di costruzione della rete idrica comunale Allinera, centro comunale rifiuti in via Rondinella. Il progetto è stato trasferito al SRR per poter essere inserito nei programmi di finanziamento della SRR. Collegamento viario fra via Vittorio Emanuele e zona nord del torrente Fago, fognature e smaltimento acque bianche in via Rondinella. Anche su questo finanziamento su questo intervento è stata ottenuta la progettazione, quindi un finanziamento di progettazione. Ampliamento sede stradale in via Ardighetto, la riqualificazione periferia nord con centro abitato Santa Venerina, realizzazione di via fuga tra la via Stabilimenti e la via Trieste, lavori di ampliamento e adeguamento della via Presti. Anche su questo in questi giorni è stato comunicato il finanziamento per la progettazione esecutiva. Collegamento pedonale fra via Vittorio Emanuele e parcheggio, se rete idrica in via Fontannone, via Barbagallo e via Passopomo, collegamento viario fra la via Contea e via Felicetto, collegamento fra la via Umberto e via Fago e parcheggio a verde, lavori di ristrutturazione della piazza Regina Elena e infine lavori di realizzazione della rete fognaria comunale. Questo è tutto il pacchetto delle triennali opere pubbliche che si viene sviluppato nel triennio 2020, 2021 e 2022. Grazie. Grazie, ingegnere Arcidiacono. Ci sono interventi sul punto? Se mi vedi vorrei intervenire io. Sì, prego, consigliere Di Barto. Grazie signor Presidente per la parola, signor Sindaco, colleghi. E allora, questo piano triennale che ci ha appena illustrato l'ingegnere Arcidiacono ci lascia certamente non pienamente soddisfatti, perché
ci sembra più che altro un libro al solito dei sogni, poco organico col territorio e senza, al nostro modo di vedere, un filo logico, con territori che sono investiti da tanti progetti, vedi Santa Venerina Centro, e territori assolutamente dimenticati, tipo D'Agala e Monacella, e addirittura, e secondo me, anche le periferie. D'Agala solo l'ampliamento del cimitero, però voglio ricordare a me stesso e anche ai colleghi consiglieri che proprio in questa sede abbiamo votato una mozione votata all'unanimità della riqualificazione della piazza di D'Agala del Re. E invece di questa mozione non c'è assolutamente traccia in questo piano triennale delle opere pubbliche. Certo, pare strana questa cosa perché D'Agala non è tanto, come dire, partecipe di tutti questi lavori pubblici. Mi fa, come dire, un po' pensare il fatto che, anche se poi qualcuno mi dirà che non è così, l'assessore della zona non si sia imposto, comunque non abbia cercato un modo per poter introdurre anche nell'opera triennale questa della piazzetta. Certo, ora tutti mi verrete a dire che gli assessori sono di tutto il territorio, però questa è la favola di Cappuccetto Rosso. Certamente se ero assessore, qualcosa su D'Agala in più si sarebbe sicuramente fatta, come anche per le frazioni. Monacella poi è fortunata, non ha bisogno assolutamente di nessuna opera. È una frazione bella, è una frazione che non ha bisogno di nessun restauro. Questo ci lascia perplessi, e per questo il voto sicuramente non può essere, da parte del sottoscritto e dei colleghi della minoranza, sicuramente un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Di Bartolo. Ci sono altri interventi sul punto? Sì, Scusi, consigliere Di Paola, Presidente, mi prego. scusi. Prego, Io non mi vedo comunque, va bene. prego. Dopo c'è la consigliera Ravisarda, si è prenotata, giusto? Ah, Sì, ok, benissimo. Prego, d'accordo. consigliere Di Paola. Allora, io credo che non sia una questione di imposizione da parte degli assessori. C'è un lavoro dietro che prevale sulle persone, no? Perché praticamente ha fatto capire che è quasi un interesse personale per ogni zona. Non è così che dovrebbe funzionare. Prima di tutto bisogna accertarsi se i lavori eventualmente della piazza di D'Agla rientrano, possono rientrare nel piano triennale, perché se non ricordo male, inferiore a 100.000 euro non vanno nel piano triennale. E vorrei anche dire, se non ricordo male, che l'ingegnere Cediacono ha parlato di una via di fuga che va dalla via Stabilimento alla via Trieste, che molto probabilmente favorisce parecchio D'Agala. Per cui non sarei così certo delle affermazioni del consigliere Di Bartolo. Questo è tutto, grazie. Grazie consigliere Di Paola. Sì, lo stacco io l'audio, non si preoccupi. Allora, no, mi scusi consigliere Di Parto, c'è la consigliera Ravisarda, prego. Sì, buonasera a tutti. Sì, effettivamente quanto ha espresso il consigliere Di Bartolo è stato evidenziato anche in sede di commissione. L'ingegnere Arcigliacomo ci ha comunicato che il rifacimento della piazza di D'Agala diciamo non è superiore ai 100.000 euro, quindi per tale ragione non è inserita all'interno del piano triennale. Comunque l'occasione è utile per ricordare e ribadire ulteriormente l'urgenza e la necessità di tale intervento. E in commissione stesso ho aggiunto che oltre al rifacimento della piazza di D'Agala è opportuno realizzare un intervento il più presto possibile per l'area di Via Pertini, che come sappiamo è rimasta tale e quale alle condizioni del terremoto del 2002. Quindi
ritengo quanto mai opportuno una risistemazione o quantomeno l'eliminazione dei container in quella zona, che sono diventati anche un'occasione di scarsa igiene. Grazie. Grazie consigliera Rapisarda. Prego consigliere Di Barto. Allora, grazie signor Presidente. No, io non volevo fare polemica con il consigliere assessore Di Paola. Ha travisato sicuramente le mie parole. Io non intendevo dire e non intendo dire interessi personali, me ne guarderei bene, assolutamente. Per me l'interesse personale riguarda semplicemente Santa Venerina e basta. Non ci sono interessi né dell'assessore X né dell'assessore Y. Io ho voluto dire semplicemente che se ero assessore della giunta Greco, sicuramente mi sarei non imposto, perché devo imporre in qualche cosa, ma comunque portato avanti un problema che, come ha detto benissimo la collega Rapisarda, è un problema che abbiamo evidenziato già più volte in consiglio comunale. Si poteva benissimo accorpare, come ripeto, ha detto benissimo la collega, anche il problema di via Pertini, e si poteva fare un intervento di riqualificazione, che in questo momento è veramente assurdo e vergognoso quello che si trova, che troviamo in via Pertini. E poi non lo so, però 800.000 euro per piazza Regina Margherita e poi per meno di 100.000 euro per piazza da Caldere, mi sembrano delle, vabbè, puntini, 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 puntini. Ma il mio non voleva essere assolutamente, mi scusi Di Paola, anche perché ci stimiamo e la stimo sempre di più, però non volevo dire assolutamente quello che ha pensato lei, nella maniera più assoluta. Per me non ci sono interessi personali, per me c'è un interesse personale solo, è quello del nostro comune, stop, questo è l'interesse. Grazie. Grazie consigliere Di Barto. Sì, consigliere Di Paola, una veloce replica. Sì, prego. Sicuramente sì. No, non è un discorso di interesse personale nel senso stretto. Cioè, chiaramente hai fatto capire che manca l'interesse dell'assessore della zona, il che non è così. In qualsiasi caso è stato ben chiaro che i lavori stanno andando, cioè non ci siamo dimenticati della zona d'Acala, della zona nord del paese, anzi tutt'altro. Il discorso che non è inserito nel piano triennale è solamente per il fatto che non rientra nel, è una cifra inferiore alla spesa, è inferiore alle 100.000 euro, per cui non va inserito nel piano triennale. Solo questo motivo, non è inserito, non fa parte dell'elenco del piano triennale. Non perché non si sta tenendo attenzione particolare nella zona di Dakar, ci mancherebbe altro, il paese è tutto uguale. Grazie. Vorrei intervenire io, ho alzato la mano, non so come dobbiamo prenotarci per gli interventi. Sì, prego, consigliera Patenè. Sì, su quest'ultimo punto vorrei ribattere a quanto detto dall'assessore Di Paola, perché per quanto riguarda la piazza di Daghera del Re, se davvero il progetto che ha in mente, cioè che il progetto che l'amministrazione sta elaborando per la piazza è di importo inferiore a 100.000 euro, allora mi aspetto che domani l'assessore Di Paola mi mandi questo progetto perché io possa appunto visionarla. Perché se voi avete le idee chiare di quale debba essere l'intervento sulla piazza, allora desidero avere anch'io l'idea chiara di cosa voi state facendo per la frazione di Dagala. Io invece credo che la frazione di Dagala per quest'anno e per i prossimi tre sia stata invece dimenticata, e non mi basta che voi diciate che per la frazione di Dagala è stata prevista la realizzazione della via di fuga tra la via Stabilimenti e la via Trieste, perché di questa via di fuga si parla da una vita e credo che ancora ne continueremo a parlare per una vita, tant'è che è relegata agli ultimi posti di questa graduatoria degli interventi che debbono essere fatti sul territorio, e viene infatti inserita soltanto nell'ultimo anno di questa previsione. Per cui per quanto riguarda la frazione di Dagala, credo che dobbiate già da domani fare di più, perché sono assolutamente convinta che per la frazione di Dagala, allo stato attuale, avete fatto il nulla. Detto ciò, e andando invece ad un esame più generale
di quello che è questo piano triennale delle opere pubbliche, l'anno scorso siamo entrati, diciamo, involontariamente in polemica con il sindaco, solo perché abbiamo definito che era un libro dei sogni. Sul punto noi abbiamo fatto le nostre precisazioni all'epoca, così come le ha fatte il sindaco. Ora, il punto qual è? Che c'è un difetto nella metodologia con la quale si perviene alla elaborazione di questo piano. Il difetto di metodologia già è eclatante nel fatto stesso che noi stiamo discutendo del piano triennale delle opere pubbliche con la previsione di opere per l'anno 2020, quando siamo già nel mese di novembre, quindi a meno di un mese e mezzo saremo già proiettati nel 2021. Quindi non c'è stato in tutto questo periodo alcun confronto con la minoranza consigliare, ma dico, non so quanto sia stata coinvolta la maggioranza che siede in consiglio, ma per quanto riguarda il mio gruppo possiamo serenamente affermare che risponde al vero il fatto che non siamo stati minimamente coinvolti, perché se lo fossimo stati avremmo potuto, e sicuramente l'avremmo fatto, rilevato alcune criticità, come ad esempio quella della piazza di Dagala del Re e di tutto quello che riguarda la frazione, che è stato anche ribadito dalla consigliera Rapisarda, e su questo punto anche noi condividiamo che quella zona debba essere oggetto di attenzione già nell'immediato. Perché se poi guardiamo da un punto di vista numerico, gli interventi sono appunto abbastanza, quelli che sono previsti riguardano le due piazze principali del centro e sono tutti di valore molto importante, 1,2 milioni per la piazza Roma e 800.000 euro per la piazza del Comune. Quindi il problema metodologico è appunto questo, cioè non si discute, non c'è un confronto di idee, c'è un lavoro che viene fatto dietro le quinte e poi si arriva in commissione, nella terza commissione in particolare, solo per ratificare decisioni che già sono state prese e di cui non si ha alcuna minima intenzione di discutere prima. Perché anche il piano triennale delle opere pubbliche è stato pubblicato all'Albo Pretorio già 30 giorni fa, ma guarda caso noi siamo stati convocati per discutere di questo piano in vista di questo consiglio con una convocazione urgente appena 3 giorni addietro. Per quanto riguarda il merito del piano triennale delle opere pubbliche, un altro elemento critico che ci sentiamo di muovere è il fatto che non ci sia una programmazione e una previsione lineare, omogenea e in termini di priorità su quelle che sono le aree che necessitano di adeguati parcheggi. Su questo noi siamo già intervenuti diverse volte in consiglio fino a proporre l'elaborazione di un piano parcheggi su tutto il territorio, rispetto al quale abbiamo anche quella volta sollecitato un incontro nella terza commissione per poterne discutere. Si è fatto questo incontro? Non si è fatto, come non si è fatto un incontro per discutere delle strade provinciali, che peraltro il presidente stesso aveva sollecitato, ma che non è stato svolto, così come non si è discusso finora, ma questo è un tema che poi tratteremo a parte, nemmeno del piano regolatore generale, sul quale la legge urbanistica è intervenuta, la recente legge urbanistica è intervenuta in maniera equivoca, ma di cui si sarebbe pure potuto discutere prima che si arrivi ancora una volta in extremis a dover decidere rispetto a quali sono gli effetti e le conseguenze sul PRG, considerando che le misure di salvaguardia, ad esempio, sono già scadute da un bel po'. Per cui io reclamo una maggiore attenzione verso il gruppo di minoranza, ma non perché noi vogliamo, diciamo, essere prime donne o i primi della classe. Noi rappresentiamo una parte del paese e siamo portatori di idee che ci provengono dalla base, dalle persone, e non vogliamo far altro che portare queste idee là dove le decisioni vengono prese. Non siamo qui per ratificare, siamo qui per discutere ed eventualmente per approvare quello che riteniamo sia giusto. Mancano infatti parcheggi nella zona di Maria Vergine, da ultimo abbiamo visto quant'è critica la situazione in quella frazione. Da anni si parla della necessità di fare un parcheggio nella frazione di Maria Vergine e da anni questo tema non viene mai trattato e mai concretizzato.
La stessa cosa per il parcheggio, diciamo, in Piazza Lupis, una continua parabola di intenzioni, ma alla fine di alcun risultato. Però noi nel comune di Santa Venerina siamo bravi a fare parcheggi esattamente lì dove non servono, cioè nelle strade in cui è vietato l'ingresso ai non residenti, oppure nelle strade in cui passano solo i motorini, perché a noi i parcheggi dove servono, ovvero dove ad esempio dovrebbero parcheggiare gli autobus, non ne abbiamo bisogno. Un'altra zona che va attenzionata e sulla quale io ogni anno intervengo e dico è la zona sottostante Piazza Roma. Quella è una zona da valorizzare, sia per il parcheggio, sia per la viabilità. E anche su questo non abbiamo nessuna notizia. Poi c'è la questione dei cimiteri. Nei cimiteri, almeno dalle notizie che ci pervengono, i posti si stanno esaurendo. Cosa dobbiamo fare? Cosa si potrà fare da qui a 6, 7, 8, 9, 10, 12 mesi? Punto interrogativo. Non lo sappiamo perché anche qui l'intervento è proiettato più in là nell'anno. Il CCR è un'altra di quelle battaglie che si è intestato il sindaco 8 anni fa quando è stato eletto, ma che ancora oggi non arriva ad una soluzione, nonostante abbiate provato a farlo ovunque, praticamente avete provato a farlo nella frazione di Sacro Cuore all'epoca, nel campo di calcio, poi ci avete provato nella zona, diciamo, fra Santa Venerina e Linera, e anche lì non è andata bene. Poi l'avete spostato nella via Rondinella, e là la soluzione poteva anche essere ottimale, ma anche qui non siamo arrivati al concreto utile di avere un finanziamento. Ora che facciamo? Niente, la mandiamo alle SRR, cioè quelle che ci dovrebbero salvare da questo problema della mancanza del CCR, le società, ovvero che sono state costituite per regolamentare il servizio della gestione rifiuti nella provincia di Catania, area metropolitana. E siamo lì speranzosi che loro magari ci diano una mano e nell'arco di non so quanti anni, perché questa è la tempistica con cui si muovono certi enti, ci doteranno di questo CCR. Ormai, non lo so, lo ammetto provocatoriamente, magari sarà di stimolo per il sindaco, non lo vedremo realizzato sotto il suo mandato. Ma lo dico provocatoriamente perché magari sarà di stimolo perché lui riesca a portarla a termine, visto che è stato uno dei suoi progetti bandiera da quando si è candidato in politica. E io sono contenta se lui riuscisse in questi anni a realizzarlo. Noi avremmo voluto votare questo piano triennale se avesse avuto dei contenuti che davvero rispondono alle esigenze di questo paese. Ma purtroppo non è organizzato in modo tale da dare un risultato omogeneo e effettivamente reale. Ci sono delle opere che sicuramente condividiamo e che vanno portate avanti, in prima linea ovviamente il campo sportivo. Noi non vediamo l'ora che si possa finalmente mettere a norma il campo sportivo e renderlo competitivo per quando usciremo dall'emergenza e per quando le squadre di qualsiasi paese siano potranno, diciamo, venire da noi e giocare. Per cui non voteremo in maniera contraria, perché alcuni interventi come quello che ho appena detto, così come l'intervento per la videosorveglianza, visto le situazioni che si sono verificate nel territorio, così come l'efficientamento energetico, così come diciamo, i lavori nel parco, nel teatro Princessa, che abbiamo più volte sollecitato, questi sono interventi che condividiamo, che continueremo a condividere, che continueremo a spingere perché vengano fatti, però non lo possiamo condividere in tutto, quindi il nostro voto, il mio voto sarà quello di astensione. Grazie consigliera Patanè, ci sono altri interventi? Prego signor sindaco, deve attivare il microfono. Sì, si sente? Sì. Io, diciamo, non voglio battere punto per punto, perché non trovo... però
dire alcune cose in generale, che purtroppo in nessun comune il piano triennale delle opere pubbliche è lo strumento, diciamo, non perché mal comune mezzo gaudio, ma perché gli enti locali sono si trovano in una situazione di sostanziale indisponibilità economica per realizzare in proprio gli interventi che pure sanno riconoscere come necessari. Li sa riconoscere l'amministrazione, la maggioranza. Può mettere in cantiere, come si formano i piani delle opere pubbliche di questi tempi? Si formano sostanzialmente inserendovi ciò che si ha la possibilità di fare. Questa possibilità delle volte viene da fonti esterne di finanziamento. Non so se continuate a sentirmi. Sindaco, la sentiamo un po' male. Non vedo più nessuno. Comunque, dicevo che si inserisce la realtà dei fatti è che si inserisce nei piani triennali ciò che man mano ha l'occasione di essere realizzato, perché si presenta l'occasione di una fonte di finanziamento esterno. Vorrei che tutti potessero riconoscere almeno che questa amministrazione, diciamo, cerca di non perderne una. Scusate un attimo. Scusate, ho un problema tecnico di interferenze di figli. Le sentiamo. Si riconoscesse che noi non abbiamo perso una delle occasioni che potevamo inseguire, e non le abbiamo inseguite solo con la speranza, le abbiamo inseguite, permettetemi di dire, con tenacia, ma anche con competenza, cogliendo il più delle volte il risultato. Quando non lo abbiamo colto a primo colpo, siamo arrivati anche alle vie giudiziarie per affermare il nostro buon lavoro fatto e il nostro diritto, e anche in queste situazioni abbiamo avuto qualche successo. Quindi io ritengo che il piano triennale delle opere pubbliche di Santa Venerina sia certamente uno dei più aderenti alla realtà dell'ultimo trentennio, e soprattutto che sia un piano in cui nell'ultima colonna c'è scritto da dove vengono i soldi. Perché noi, vedete, possiamo fare tutti i piani che vogliamo, ma se non sappiamo da dove prendere i soldi, e certamente non li possiamo prendere dalle casse comunali, noi come gli altri comuni, non abbiamo fatto niente se non sappiamo da dove prendere i soldi. Ora, questo è un piano di cui dei singoli interventi si conosce in una misura molto ampia qual è la fonte di finanziamento. Noi abbiamo alcuni progetti importanti
di cui è prossimo il decreto di finanziamento o di cui c'è un progetto presentato in posizione utile in una graduatoria o che stanno concorrendo a bandi con delle buone carte da giocarsi. Poi la consigliera Patanè dice che spera di pungolarmi dicendo che facendomi notare che magari di qualcosa non riuscirò a vedere la realizzazione. Io di una cosa sono sicuro, che della maggior parte delle opere pubbliche che avrà, diciamo, procurato questa amministrazione, di cui avrà ottenuto i finanziamenti, la maggior parte non li vedrà. Ma l'importante è essere chiamati e fare il dovere a cui siamo chiamati, senza pensare al fatto che potremmo non avere la soddisfazione di raccogliere in modo diretto questi frutti. La soddisfazione è quella di avere lavorato e che questi frutti cadranno sul nostro suolo, come già stanno cadendo. Io ricordo che c'è in corso la gara per l'assegnazione del lavoro sul rifacimento della scuola di via Rettifilo per 1.350.000 euro. Ricordo che sono stati consegnati i lavori di riqualificazione di una porzione dell'edificio di via Dragona, l'ex palestra della scuola media e l'ex casa del custode. Un lavoro da 1.100.000 euro. Ricordo che è finanziato e stiamo perfezionando gli atti per affidare l'appalto. Un intervento da 1 milione di euro sul campo sportivo ed altri. Bene, certamente la maggior parte delle cose che programmiamo oggi le vedrà e le guiderà, spero bene, la prossima amministrazione. Io il privilegio di realizzare tutte queste opere che sono state lasciate dall'amministrazione in cui militava da assessore il consigliere Patanè, io non ce l'ho avuto. Cinema Eliseo a parte. Quindi io sono contento di lasciare alla prossima amministrazione più opere da fare di quanto io ne ho ricevuto dall'amministrazione precedente, se proprio dobbiamo fare questo conto. Oggi, per quanto riguarda la concertazione, la condivisione e la progettazione, noi dobbiamo tenere in mente una cosa, che oggi per i comuni è quasi impossibile anche fare solo una progettazione. Oggi i comuni italiani hanno i soldi per fare le progettazioni. Anche su questo noi abbiamo fatto un'opera che ritengo essere meritoria, perché fin qui i progetti li abbiamo fatti quasi tutti all'interno, con la partecipazione di tutte le professionalità dell'ufficio tecnico e con una mano, laddove è stato possibile, anche degli amministratori che hanno competenze in merito e che mai si sono tirati indietro. E poi abbiamo fatto un'altra cosa importante, partecipando ai bandi per avere finanziate le progettazioni. E come avete sentito dall'ingegnere Arcidiacono, noi ne abbiamo avute finanziate ben 3 per 260.000 euro, 260.000 euro di progettazione che si possono fare solo perché abbiamo il finanziamento per farle,
perché noi ci potremmo vedere anche due volte la mattina e due volte il pomeriggio. Ma se questi 260.000 euro non li avessimo avuti, certamente non avremmo potuto progettare neanche una cabina telefonica. Quindi io respingo le accuse di mancata programmazione, tralascio quello che si è detto sulla suddivisione nelle frazioni, perché a mio avviso è smentita dai fatti. Si è parlato di Dagala in particolare, ma c'è il progetto di Vetrieste, l'ampliamento del cimitero, il progetto sulla Tricora che valorizza un'intera zona e che è un progetto grande, ma di cui uno stralcio è stato presentato sul bando del GAL e io sono quasi certo che sarà finanziato e presto. E poi perché gli altri interventi sicuramente possono anche non essere riportati nel piano triennale delle opere pubbliche. Quindi a mio avviso si è lavorato bene proprio a una impostazione del lavoro sui lavori pubblici, che certo non è quello che vorremmo. Anch'io avrei piacere di poter disporre di altre somme, di poter decidere sicuramente insieme a voi quali opere fare, ma purtroppo questo margine di scelta il più delle volte non ce l'abbiamo. Quindi dico, è un lavoro ben fatto e che soprattutto resterà di impostazione per gli anni a venire, con la base di un piano aderente alla realtà, integrabile sicuramente in molte parti, ma che mai come ora ha avuto un collegamento con la realtà e soprattutto con le fonti che devono servire a finanziare le opere che vi sono iscritte. Grazie Sindaco. Ingegner Cidacono, prego. Volevo aggiungere a questo discorso il finanziamento ottenuto per quanto riguarda la pubblica illuminazione, che ritengo sia importantissimo non tanto come finanziamento in sé per il rinnovo dell'impianto di pubblica illuminazione, ma perché la nuova tecnologia ci consentirà di risparmiare almeno il 50% del costo sull'energia stessa. E quindi io ritengo che questo progetto, che è nato anche all'interno dello stesso ufficio con qualche collaborazione esterna, sia un grande obiettivo. E a giorni verrà pubblicato il bando per il finanziamento. Addirittura noi lo abbiamo articolato proprio per economizzare e per poter intervenire su tutto il territorio in due fasi, una riguardante la fornitura esclusiva dei corpi illuminanti, e quindi questo ci consentirà di risparmiare in termini di soldi e quindi di poter reinvestirli poi su tutto il territorio, e una parte invece riguardante i quadri elettrici e la parte, diciamo, del software che poi dovrà gestire l'impianto di pubblica illuminazione. Ripeto, questo è secondo me uno degli investimenti, dei progetti più importanti, perché non riguarda solo la realizzazione, l'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, ma ci consentirà di risparmiare diverse centinaia di migliaia di euro sul costo dell'energia elettrica. E quindi prima noi possiamo iniziare questo intervento e ultimarlo, e prima si possono avere questi risparmi di energia elettrica. Grazie. Grazie, ingegnere. Ci sono? Sì, consigliera Padanè, per una breve replica anche a lei. Prego. Sì, brevissima. Allora, siccome sono stata chiamata in causa come assessore della giunta dell'allora sindaco Pappalardo, allora è bene però ricordare anche le cose per come effettivamente stanno. Il sindaco Pappalardo, e lo chieda come conferma all'ingegnere Arcidiacono, ha fatto pervenire innumerevoli finanziamenti. Non dico che siano più o meno rispetto ai suoi, ma senz'altro sono equivalenti. Così come
credo di poter dire, molte opere finanziate sotto la sindacatura Pappalardo sono state realizzate sotto la sindacatura Pappalardo. Non le è stato lasciato soltanto il Cine Teatro Eliseo, le è stato lasciato anche un finanziamento per la Casa del Vendemmiatore, sulla quale c'è sempre stata un'attenzione massima da parte del sindaco Pappalardo e della sua giunta. La sindacatura Pappalardo ha lasciato al patrimonio dell'ente comunale di Santa Venerina opere di inestimabile, immobili di inestimabile valore, che consentono un ulteriore rilancio turistico del nostro paese, anche da parte sua. Io mi chiedo cosa lascerà lei. Cosa ha acquistato lei per lasciarlo ai cittadini dopo che avrà esaurito il suo mandato e alle future amministrazioni. Quello che io mi augurerei davvero che lei potesse lasciare, perché davvero serve a chiunque la sostituirà, è, diciamo, il CCR fra le tante altre cose, perché quello era un progetto che lei credeva, quello era un progetto che lei aveva promesso di realizzare sul territorio. E quindi non mi basta che lei dica ci ho provato, è giusto che lei ci abbia provato, è giusto, ma è importante anche lasciare qualcosa. E io su questo spero che lei lavori ancora più intensamente e colga l'opportunità del ruolo che ha per lasciare il più possibile, perché questo è nell'interesse di tutti noi. Però superiamo ormai questi paragoni che a distanza di 8 anni non hanno alcun senso. A me piace guardare al futuro, come a tutti i cittadini, al presente e al futuro, perché si risponde per quello che si fa a quelli che sono i bisogni presenti e futuri. Grazie. Grazie consigliera Patanè. Consigliera Rapisarda, hai chiesto di parlare? Consigliera Rapisarda. Ci sono altre richieste di intervento? Bene, se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo. Ho qualche problema, non vi vedo tutti, non vedo il sindaco al momento e non vedo il consigliere Di Paola. Eventualmente scrivete in chat. Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto. Se la prego il microfono di aiutarmi nella votazione. Segretaria, mi sente? Segretaria. Ok, adesso è il microfono attivo. Dunque, passiamo alla votazione. Procediamo sempre con la votazione per appello nominale. Di Bartolo. Astenuto. Astenuto. Di Paola. Di Paola. Consigliere Di Paola, la prego di esprimere il voto. Credo che si sia ascoltato. Ho avuto un problema. Pronto? Sì. Sì, adesso, sì, adesso la sento. Ho avuto un problema con il caricabatterie perché si stava scaricando il telefono. Mi può ripetere cortesemente? Sì, siamo in fase di votazione. Favorevole al piano. Fresta. Favorevole. Grasso. Favorevole.
Liberi? Liberi, deve attivare il microfono. Astenuto. Mi senti? Astenuto. Sì. E un'altra cosa. Marino. Appunto prima, io mi astenevo a votare. Consigliere Liberi, siamo già sul secondo punto all'ordine del giorno. Non possiamo ritornare sul precedente. Consigliere Marino. Consigliere Marino, devo attivare l'audio, non la sento. Ok. È arrivato adesso. Sì, benissimo. Patanè? Mi astengo, magari anche il voto di Liberi nella precedente votazione, poiché era stato espresso a voce, può essere ritenuto valido. Adesso vediamo, okay. Consigliera Patanè, intanto chiudiamo la votazione su questo punto. Lei si astiene. Rapisarda. Favorevole. Russo. Astenuto. E poi ripeta. Sì. Mi astengo. Sorbello. Sì, l'ho sentita, consigliere. Sorbello, favorevole. Vecchio. Favorevole. Quindi 11 presenti, 7 favorevoli, 4 astenuti. L'atto è approvato. Conferma, segretaria? Sì, ok. Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione per il triennio 2020-2022. Chiedo sempre all'ingegnere Arcidiacono di relazionare sul punto. Presidente, prego. Sì? Mi dica. Devo prendere il caricabatterie un attimo, mi si sta scaricando il telefono. L'aspettiamo, segretario. Nel frattempo l'ingegnere Arcidiacono può relazionare sul punto. La legge 133 del 6 agosto 2008, con l'articolo 58... Mi scusi un attimo. Prego. Mi scusi un attimo, perché effettivamente la sede dovrebbe prendere appunti sulla sua relazione, quindi la dobbiamo attendere. Ok, sono tornata. Ecco, possiamo... Allora, dicevo, la legge 133 del 2008... con l'articolo 58 prevede la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare nel presso le regioni, comuni o altri enti locali, e quindi ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto piano dell'alienazione e valorizzazione da allegare al bilancio di previsione. Ora, per il 2020-2022 sono stati individuati dei beni da alienare per quanto riguarda il comune di Santa Venerina, e precisamente gli immobili, le abitazioni che sono site in via Acqua Bongiarto. Sono stati, nel corso degli anni passati, sono state fatte varie procedure, sono state effettuate vari avvisi di vendita, ma sono andate tutte deserte. Ora il valore quest'anno è stato rideterminato, tenendo conto anche della contrazione del mercato immobiliare e della crisi economica in atto, ed è stato ulteriormente ridotto. Allora, noi abbiamo due tipologie di appartamenti, uno di alloggio, uno consistente catastalmente, consiste in 5 vani, ed è stato assegnato un valore di 65.625. L'altro, invece, un altro gruppo, sono con 4 vani ed è stato assegnato un valore di 60.750. Poi ci sono due unità immobiliari, e sono delle terrazze, e a queste sono state assegnate un valore di 5.475. Il valore complessivo
stimato ammonterebbe a 647.700. Quindi queste unità, che sono esattamente, diciamo sono 10 unità, verranno messi nuovamente in vendita attraverso degli avvisi pubblici. C'è da precisare che attualmente essendo affittate, chi partecipa all'avviso può anche successivamente esprimere, o partecipa o non partecipa all'avviso, può esprimere il diritto di prelazione. Quindi a parità di importo eventualmente aggiudicato da un terzo, può far valere il diritto di prelazione. Bene, grazie ingegner Arcidiacono. Sono interventi sul punto? Nessun intervento? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione? Ah, prego, consigliera Padania, mi scusi, non l'avevo vista. Prego. Sì, mi sono distratta anch'io. Sì. Su questo punto, a differenza degli altri, noi stiamo votando gli atti, diciamo, preliminari al bilancio, al prossimo bilancio. Rispetto ai punti precedenti, dove abbiamo espresso l'astensione, rispetto a questo punto voteremo favorevolmente, perché è interesse condiviso da parte di tutti che questi immobili possano, diciamo, essere finalmente acquistati e fuoriuscire dal patrimonio comunale, anche perché hanno dei costi, e quindi su questo punto voteremo favorevolmente. Grazie consigliera Badenè. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna. L'atto in votazione, segretario, attivare il microfono così mi assiste. Procediamo quindi con l'appello nominale. Dibattono. Favorevole. Favorevole. Di Paola. Favorevole. Resta. Favorevole. Grasso. Favorevole. Presidente, io non sento niente, voi mi sentite? Sì, sì, la sentiamo, segretario. Siamo arrivati a Fresta. Hanno espresso voto favorevole tutti i consiglieri finora chiamati: Di Bartolo, Di Paola, Fresta e Grasso. Liveri. Favorevole. Favorevole. Marino. Bene. Padanè. Favorevole. Ravisarda. Favorevole. Russo. Favorevole. Sorbello, favorevole. Vecchio. Favorevole. 11 favorevoli. L'atto è approvato all'unanimità dei presenti. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno. Sì, mi dica, segretario. Io non sento più niente. Mi pare strano, noi la sentiamo, segretario. Non sento nessun audio di nessuno di voi. Non so se voi mi sentite. Sì, sì, noi la sentiamo, segretario. Va bene, non è un problema. Chiudiamo ugualmente la seduta. Sì, no, le volevo solo ricordare di rivedere quel punto sulla votazione del consigliere Liveri al primo punto dell'ordine del giorno. Va bene? Grazie. Sì, lo rivedo con la segretaria. Quindi, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta alle ore 22:22. Grazie e buonanotte a tutti. A lei. Buonanotte. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Buonanotte.
Ok, non mi va.